Thank you.
10 luglio 1943. 160.000 soldati delle truppe alleate sbarcano sulle coste della Sicilia. Inizia così l'attacco alla fortezza di Hitler, l'Europa. 39 giorni di dura battaglia che rovesceranno le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Per la prima volta nel conflitto, un'operazione aerea condotta dagli alleati finisce nel caos. Ma le truppe alleate combattono valorosamente. Le truppe tedesche e italiane trasformeranno quest'isola strategica del Mediterraneo in un sanguinoso campo di battaglia. Nei cieli sopra la Sicilia, le missioni di ricognizione fotografano la battaglia in corso. Dopo la fine della guerra, molte di queste foto andranno perdute o dimenticate, fino ad oggi. Queste immagini danno una visione inedita del primo D-Day europeo, l'invasione della Sicilia. Due mesi e mezzo prima dell'invasione della Sicilia, un sottomarino britannico emerge al largo della costa spagnola. L'operazione Messmith, carne tritata, ideata per incastrare Hitler e gli alti ranghi dell'asse, è cominciata. A bordo del sottomarino l'equipaggio è incuriosito da un container di acciaio sigillato che viaggia con loro. Nel buio della notte, il container viene portato sul ponte, aperto, e il suo contenuto segreto viene gettato in mare. Il Führer cade in pieno nella trappola. Winston Churchill viene avvisato che l'operazione è andata a buon fine. Il messaggio dice: Messmith ingoiata. I corpi speciali tedeschi, che avrebbero dovuto sparpagliarsi nel territorio della Sicilia, ricevono l'ordine di fare rotta sulla Sardegna e sulla Grecia. Grazie a questo piano ingegnoso, due mesi dopo, migliaia di soldati avranno salva la vita. Tutto è pronto per la battaglia in Sicilia. Esperti in ricognizione aerea fotografano e studiano il territorio e circa 500 chilometri di costa. Per la prima volta quelle immagini ad alta risoluzione vengono sovrapposte a mappe tridimensionali del territorio, ottenendo una visione precisa della battaglia. Uno degli scontri più drammatici della Seconda Guerra Mondiale viene così monitorato dall'alto nel suo svolgersi. La Sicilia ospita obiettivi strategici nemici, compresi aeroporti e porti navali. Dalle loro postazioni nel territorio siciliano, che dista circa 3,5 chilometri dalla penisola italiana, le forze dell'asse possono attaccare e distruggere le flotte degli alleati che attraversano il Mediterraneo. Quindi, bisogna invadere la Sicilia. L'operazione, denominata in codice Operazione Aschi, ha come obiettivo quello di dare un duro colpo al regime fascista di Benito Mussolini e debellare, una volta per tutte, le truppe italiane. 9 luglio 1943, 12 ore prima dell'invasione della Sicilia. Più di 2.500 navi fanno rotta sull'Europa dominata dai nazisti. A bordo delle navi, 160.000 soldati americani, inglesi e canadesi si preparano alla battaglia. L'esercito è composto soprattutto da reclute. Prima che faccia giorno, riceveranno il loro battesimo di sangue. Un po' più avanti, più di 300.000 soldati italiani e 40.000 tedeschi aspettano. La faranno pagare cara agli invasori. L'armata degli invasori si avvicina all'isola. Americani e inglesi si preparano alla battaglia. Stanno per attaccare la Sicilia.
I paracadutisti si lanceranno sul territorio molto lontano dalle linee nemiche. È una scommessa, perché questa è la prima volta che una squadra di soldati scelti viene impiegata in un'operazione aerea. Le truppe aviotrasportate a bordo degli alianti prenderanno il Ponte Grande mentre le truppe inglesi avanzeranno lungo la costa est. Contemporaneamente, l'82esima divisione aerea americana si paracaduterà su un altopiano vicino a Gela. Qui dovranno organizzare una posizione cuscinetto per rispondere a qualsiasi tentativo del nemico di resistere alle truppe alleate che nel giro di qualche ora raggiungeranno l'isola. È quasi mezzanotte. Il D-Day si avvicina. Raffiche di vento a 64 km orari, che saranno poi ribattezzate vento di Mussolini, colpiscono gli stormi dell'aviazione. La parte aerea del piano non promette quindi niente di buono, ma nonostante le ingenti perdite, le truppe dei paracadutisti fanno ciò che è stato loro insegnato: colpiscono duramente il nemico. In tutto il territorio dell'isola i paracadutisti dispersi lottano per raggiungere gli obiettivi assegnati. Le loro difficoltà non devono in alcun modo intralciare o ritardare le operazioni che si dovranno svolgere sulla costa. Nel giro di poche ore, la più grande armata mai riunita nel vecchio continente scatenerà la sua furia sull'Europa, la fortezza di Hitler. D-Day. L'invasione della Sicilia. È mezzanotte e 30. Le truppe di paracadutisti americani e le truppe aviotrasportate inglesi che conducono l'invasione vengono disperse dal vento che soffia a 64 km orari. L'operazione Husky sembra essere un completo fallimento. Il campo di battaglia è disseminato di rottami d'aereo. In molti non toccheranno la terraferma. L'aliante di Goodman precipita in mare, ma miracolosamente rimane a galla con gli uomini ancora intrappolati nell'abitacolo. Eddie e la sua squadra raggiungono la riva. Altri non saranno così fortunati. Dei 137 alianti impiegati, solo 12 raggiungono la target zone. Molti degli obiettivi strategici assegnati all'aviazione sono rimasti nelle mani del nemico e l'esito della battaglia rimane incerto. Alle 2.30 la task force degli alleati si prepara a colpire la spiaggia. Il bombardamento che precede l'invasione devasta l'isola. Sicilia viene attaccata da sud. L'ottava armata, guidata dal generale Bernard Montgomery, sbarcherà sulla costa sud-orientale con l'obiettivo di raggiungere i porti di Siracusa, Catania e Messina. Contemporaneamente, lungo il golfo di Gela, la settima armata, guidata dal generale George Patton, avanzerà coprendo i fianchi e le spalle a quella di Montgomery. Alle 2.40 migliaia di soldati a bordo delle navi si preparano a sbarcare sulle spiagge sicule. Alle 2.45 i primi soldati alleati toccano la terraferma. In alcuni punti della spiaggia la resistenza nemica è pressoché inesistente. In altri le truppe italiane e tedesche conducono una strenua difesa, lasciando la spiaggia tinta di sangue. I soldati alleati procedono lenti e in numero sempre minore, ma nel giro di 3 ore le forze sulla terraferma hanno eliminato il grosso delle truppe nemiche presenti sulla spiaggia e iniziano a spingersi verso l'interno. Gli uomini della prima divisione di fanteria americana arrivano a Gela, dove il nemico li aspetta dietro ogni angolo.
Le truppe difensive dell'asse in Sicilia bombardano mirando al bagnasciughe. Devono colpire le armate degli alleati prima che riescano a guadagnare posizioni a riva. In termini di superficie su cui approdare, l'invasione della Sicilia è la più grande operazione anfibia della Seconda Guerra Mondiale. Uomini e rifornimenti devono essere portati a riva in fretta. Ne scaturisce uno scontro corpo a corpo e dopo una dura battaglia la situazione si è rovesciata per i soldati italiani. Nei cieli sopra la Sicilia, le pattuglie di ricognizione aeree catturano le immagini dei soldati americani che approdano vicino Licata. È la prima volta che vediamo queste fotografie aeree in tutta la loro drammaticità. Prima che faccia giorno, viene presa la città di Gela, sulla costa meridionale, mentre l'ottava armata britannica avanza lungo la costa orientale. Ma molti obiettivi strategici rimangono nelle mani del nemico. Il Ponte Grande oltrepassa il fiume Anapo a sud del porto di Siracusa. Deve essere conquistato. Le esigue truppe aviotrasportate approdate nelle vicinanze del ponte cercano di resistere all'offensiva degli italiani, ma alla fine, decimati, hanno la peggio. La pattuglia inglese ha degli ordini da eseguire. Prenderanno il ponte a qualsiasi costo. Primo giorno di invasione. In furia la battaglia per il dominio dell'isola. Un piccolo gruppo di soldati inglesi sfugge al nemico e ora progetta di riprendere il Ponte Grande difeso dagli italiani perché in posizione strategica. Prima che cali la notte, Licata, Gela, Scoglitti sono nelle mani degli americani. Gli inglesi entrano a Pachino e ad Avola. Il comandante delle forze dell'asse in Sicilia, il generale Alfredo Guzzoni, deve agire in fretta se non vuole che gli alleati arrivino fino alla penisola. Così invia a Gela i suoi uomini migliori, la divisione Hermann Göring, per far indietreggiare gli americani. Due battaglioni Panzer si muovono verso la spiaggia. Gli alleati continuano a far sbarcare uomini e mezzi. I comandanti alleati decidono di chiamare i rinforzi. In Nord Africa, altre unità di parade, l'82esima divisione aerea, si preparano per la battaglia. Hanno l'ordine di atterrare sull'isola e portare rinforzi alle truppe appostate nei pressi di Gela. Questi uomini non immaginano che saranno le vittime di uno dei più grossi errori strategici della campagna in Sicilia. Più di 140 C-47 con a bordo gli uomini del 504° reggimento della fanteria paracadutisti si avvicinano all'isola a circa 200 metri di quota. Dalle navi gli alleati li vedono arrivare e li scambiano per bombardieri tedeschi, aprendo il fuoco e spazzandoli via dal cielo. Ne scaturisce uno scontro corpo a corpo e dopo una dura battaglia la situazione si è rovesciata per i soldati italiani. Decimati e con le sole armi sequestrate al nemico, le truppe del reggimento South Staffordshire attaccano sotto il fuoco nemico. Molti degli italiani muoiono, altri semplicemente fuggono. Contro ogni aspettativa, il Ponte Grande è nuovamente nelle mani degli inglesi. I veterani della divisione Hermann Göring sanno che procedendo lungo la linea del bagnasciuga non avranno problemi a rispedire in mare gli invasori. Nel primo giorno di invasione la confusione regna sovrana. Le truppe dell'aviazione si trovano a combattere fianco a fianco con qualsiasi unità alleata si trovi nelle vicinanze. I 57 Tiger nemici sono a 2 metri dalla spiaggia e non hanno intenzione di fermarsi. Vogliono rispedire le truppe americane in mare. Ma il cessate il fuoco dura poco. Gli inglesi utilizzano i carri armati Sherman nell'attacco. Evitano l'artiglieria pesante e in qualche modo riescono ad attraversare il ponte lungo circa 120 metri.
Sul versante nord penetrano nelle vigne mitragliando tutto ciò che hanno a tiro. Le truppe scelte dei paratedeschi devono battere in ritirata. Ora è possibile avanzare verso Catania. Ma il prezzo pagato a primo sole è davvero alto. Il generale tedesco Hans Huber assume il comando delle forze dell'asse sull'isola. In caso di ritirata, Huber dovrà passare per il porto di Messina. Nel frattempo, l'esercito tedesco si è rinforzato sui versanti sud e ovest dell'enorme vulcano dell'isola, il Monte Etna. Incontrando un'aspra resistenza, l'avanzata degli inglesi rallenta. Nonostante questo, il comandante delle forze di terra, il generale Alexander, dà al generale Patton il ruolo secondario di proteggere l'avanzata dell'ottava armata guidata dal generale Montgomery, che si muove alla volta di Messina. Patton è furioso. Questo disaccordo interno costerà caro agli alleati. Patton decide che se non può avere Messina, allora sarà il primo a entrare nella città di Palermo. Quella che si sta svolgendo a Palermo sembra più una parata per la vittoria. I soldati e i civili italiani ne hanno abbastanza della guerra. 23 luglio 1943, tredicesimo giorno di battaglia. La conquista di Palermo non serve ai soldati che combattono contro un nemico nascosto dentro buche scavate nella roccia vulcanica dell'isola. L'artiglieria tedesca bombarda le truppe americane. Con gli alleati saldamente attestati in Sicilia, Benito Mussolini a Roma viene sostituito dal maresciallo Badoglio. Badoglio ribadisce la volontà dell'Italia di continuare la guerra al fianco della Germania, ma segretamente negozia una resa. Gli italiani non vogliono più combattere. Il comando generale tedesco ordina il ritiro delle forze dall'isola. Intraprenderà poi azioni di retroguardia per permettere l'evacuazione di truppe ed equipaggiamenti. Gli alleati trovano la via per Messina completamente bloccata. Il nemico che hanno davanti è duro, freddo e spietato. L'avanzata inglese rallenta sulla costa orientale. Gli americani procedono sulla costa settentrionale alla volta di Messina. A ovest della linea dell'Etna, la prima divisione fanteria finirà nell'inferno, attraversando il paesino di Troina, dove le truppe tedesche e italiane la sta aspettando. I difensori dell'asse progettano un bagno di sangue per gli americani a Troina. Difenderanno questo paesino di montagna a qualsiasi costo, permettendo così ai loro compagni di ritirarsi. Il loro piano va a buon fine. 1 agosto 1943. La battaglia per la conquista della Sicilia infuria da 22 lunghi giorni. 5 agosto 1943. Rendendosi conto che la loro linea di ritirata può essere interrotta, i difensori di Troina abbandonano il fronte nel cuore della notte per combattere il nemico in un momento successivo. L'armata del generale Patton è ancora a circa 120 km dal porto di Messina. Il generale Montgomery a meno di 84. Comincia la gara per arrivare a Messina. Patton scrive: in questa gara ne va del prestigio dell'esercito statunitense. Dobbiamo arrivare a Messina prima degli inglesi. Sia l'esercito inglese sia quello americano vengono rallentati da un nemico che non si dimostra per nulla disposto ad arrendersi. Ma il 38esimo giorno di battaglia, il generale Patton e le sue truppe finalmente arrivano a Messina. Nessuna traccia del generale Montgomery. Il generale americano ha vinto la gara. Le truppe inglesi arriveranno solo verso la fine dei festeggiamenti per la resa. La battaglia è finita. Non c'è traccia del nemico. Più di 100.000 soldati tra tedeschi e italiani e 10.000 mezzi sono stati evacuati nelle ultime due settimane. L'enorme esercito dell'asse farà pagare cara agli alleati la leggerezza di averli lasciati scappare senza combatterli.
La gara per arrivare a Messina ha deconcentrato gli alleati. Nessun piano è stato elaborato per impedire la ritirata delle truppe dell'asse. Tattiche più incisive da parte degli alleati avrebbero assicurato la loro distruzione. 29.000 sono i soldati dell'asse caduti o feriti in battaglia e 140.000 i prigionieri di guerra. Gli inglesi che persero la vita. 9.000 gli americani morti o feriti. Agli alleati l'isola serve come base per penetrare nell'Europa meridionale. L'operazione Husky è stata la prova generale di un altro grande scontro, l'invasione della Francia, che avverrà 10 mesi dopo. Gli stessi uomini che hanno ricevuto il battesimo del sangue in Sicilia approderanno presto sulle spiagge della Normandia e cambieranno il corso della storia. Thank you.
la Costituzione, regole per vivere insieme, altrimenti si ricadeva nella guerra civile. Si formarono questi uomini di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa, essere uniti, uniti, ma erano divisi in tutto. Questi uomini, non so che cosa accadde loro, divennero dei giganti, alcuni di loro lo erano già, ma non potete sapere che cosa hanno scritto. Ci hanno fatto volare, hanno illuminato quelle macerie e hanno detto avanti, rialzatevi, c'hanno proprio una resurrezione. Hanno scritto le regole tra le più grandi del mondo, un regalo per ognuno di noi che non potete sapere la grandezza. È la legge del desiderio, la Costituzione italiana. E chi erano questi uomini? Qualcuno ve lo devo nominare, alcuni sono vivi ancora oggi, pensate un po'. Erano Calamandrei, che l'ho già nominato, Dossetti, Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti del mondo, di tutti i tempi, italiano, italiano sicuramente. C'era, ecco, che vi posso dire, Giorgio La Pira, un santo, lo stanno beatificando, pensate, della Democrazia Cristiana. Benedetto Croce, un filosofo italiano che ha influenzato tutto il pensiero europeo con l'estetica, quindi santi, navigatori, poeti. Pensate chi c'era dentro, c'era dentro adesso Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, c'era Nitti, tutti i nomi che le loro, Giorgio La Malfa, grandissimi, c'era delle persone, non potete sapere, Lussu, ma dei nomi, la biografia di questi è un capolavoro, Ferruccio Parri, non potete, dovete andare alle donne, Nilde Iotti, Angelina Merlin, La Mattei, pensate, erano lì che sedevano a scrivere queste cose, ci hanno messo 18 mesi, un anno e mezzo per scrivere questo, con una lingua meravigliosa. C'erano tanti presidenti della Repubblica che poi sono diventati, c'era Mintore Fanfani, è diventato un gigante pure lui, pensate un po', c'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè, lui sta dappertutto, stava pure allo Statuto Albertino, c'è chi l'ha visto dietro a Mosè scrivere gli 10 comandamenti, sta dappertutto. C'erano tanti presidenti della Repubblica che sono diventati, c'era Einaudi, Segni, Saragat, Giovanni Leone, c'era Pertini, e Scalfaro, pensate un po', molti di loro come Pertini erano stati in galera a combattere per la libertà e ora sedevano in Parlamento. Quindi scegliamo noi, questa è la cosa che la democrazia, e il fatto che sia pubblica, è il primo comandamento, vuol dire che è di tutti, che nessuno si può appropriare di un bene pubblico, è disobbedire al primo comandamento. Se uno prende, per esempio, neanche un politico, un partito che si fa una legge solo per sé, la usa solo per sé, o per un gruppo, o per una parte, è un peccato gravissimo. La sovranità appartiene a noi, ma la possiamo esercitare nei limiti. Cosa vuol dire? Loro hanno detto, noi non vogliamo che si ripeta, Hitler ha avuto il potere dal popolo, è stato eletto dal popolo. E loro hanno avuto un'idea, ma non potete sapere quanto è enorme questa idea, che ci salva. Salva le nostre vite, quelle dei nostri figli, per la pace e la libertà. Questa formuletta che non si può cambiare vuol dire che il popolo può impazzire, può trovare qualcuno che lo fa bere e s'ubriaca. Questo testo è scritto da persone sobrie da andare a rileggere quando si ubriacano. Questo è, così dice questa frase. Allora cosa abbiamo fatto? Quante volte tante persone dicono il popolo sovrano me l'ha detto, no? Perché vengono e ci vogliono ubriacare, ci dicono dammi a me questo che ti faccio trovare meglio, allora noi abbiamo tutto il potere e tutti votiamo per quello, allora loro, il popolo sovrano, che è intelligente, cosa ha fatto? Si è legato alla Costituzione, dove ci sono dei principi meravigliosi, e vi faccio l'esempio che capite tutti, anche i bambini, Ulisse, quando passa dalle sirene, l'avete visto? Il passaggio di Ulisse dalle sirene che lo vogliono ghermire, no? Se lui acconsentisse sarebbe morto. Si fa legare, eppure lui il comandante supremo. È come noi popolo, siamo noi che comandiamo e abbiamo detto alla Costituzione legami e non mi sciogliere per nessun motivo al mondo, nemmeno se io scalpito. Allora, noi siamo legati alla Costituzione, arrivano le sirene, questi che fanno la politica della paura, che vanno a toccare le nostre parti più rozze e ci vogliono far tornare nel buio della storia, indietro da questi principi che leggeremo e ci fanno, ma che libertà!
vieni da me, te la do io, ma che democrazia, lo vedi, la libertà è tremenda, fanno una confusione, un casino, dammi il potere a me, che ci vuole un uomo forte, uno che rimette a posto le cose, è bello, vengo subito, slegatemi, slegatemi, arrivo subito, sì, vieni, ma nessuno lo può slegare, perché lui ha ordinato di non essere slegato. La democrazia non è la sovranità del popolo che va in piazza e crea una violenza così e così, no. La vera democrazia sono questi principi che il popolo si è dato quando era sobrio, sano, giusto, splendido e bello. Si è incoronato imperatore di se stesso e siccome anche noi siamo sovrani, questi principi sono il sovrano del sovrano, il re dei re. L'elezione dell'Assemblea Costituente è sempre una data storica. È un evento eccezionale per tempi eccezionali. E lo è in modo particolare per l'Italia che esce dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di ricostruire materialmente la nazione e si tratta di dare nuove basi, basi democratiche, allo Stato italiano. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Mai più. Fondata sul lavoro sicuro. La tutela del lavoro, la priorità. Nelle sue varie tipologie, esso rappresenta lo strumento migliore per promuovere un reale progresso umano e materiale, prima del singolo, poi della comunità. La Repubblica difende i diritti inviolabili dell'uomo. Noi tutti siamo uguali davanti alla legge. Ogni disparità economica, sociale, razziale, religiosa non può limitare la libertà dell'individuo. Noi, cittadini italiani, siamo chiamati a partecipare attivamente all'organizzazione sociale, politica ed economica del paese. La diversità culturale e linguistica, la nostra ricchezza. Il rispetto e la collaborazione tra due stati autonomi ed indipendenti. La libertà di professare la fede religiosa, un diritto per tutti. Lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, linfa vitale della nostra Repubblica. Il nostro patrimonio, memoria collettiva del Paese, la sua tutela, eredità per le generazioni future. La guerra. Offesa all'umanità dei popoli, l'Italia la ripudia. Il nostro paese favorisce le organizzazioni internazionali e partecipa attivamente alle operazioni di peacekeeping nel mondo per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Nella bandiera si riconosce l'unità e indivisibilità della Repubblica Italiana. Sii benedetta, benedetta nell'Immacolata Origine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui Immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre, nei secoli. Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci nel santo vessillo, ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cinisio all'Etna, le nevi delle Alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori
parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù, onde la patria sta e si augusta. Il bianco, la fede serena alle dee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi. Il verde, la perpetua rifioritura della speranza, frutto di bene nella gioventù dei poeti. Il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E subito il popolo cantò alla sua bandiera, che ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei, e con lei la libertà. Dal discorso di Giosuè Carducci del 1897, per celebrare il primo centenario della nascita del tricolore. Il nostro grazie va a tutti gli uomini che in ogni tempo sono caduti per dare dignità al nostro paese. La Carta Costituzionale rende giustizia e libertà a tutti noi. È necessario perpetuare negli anni a venire i valori repubblicani, perché niente vada perduto. I giovani di oggi, testimoni vivi e attivi della Costituzione. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia! Stringiamoci a morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a morte.